Esiste una condizione medica che può influenzare la nostra longevità molto di più del nostro patrimonio genetico. Stiamo parlando dell'infiammazione cronica di basso grado. L'infiammazione è una reazione fisiologica che avviene all'interno del nostro organismo ogni volta che subiamo un attacco dall'esterno. L'infiammazione di per sé è molto utile perché aiuta il sistema immunitario ad eliminare eventuali patogeni, diventa però deleteria e pericolosa quando è protratta per lungo tempo. Si ritiene infatti che l'infiammazione cronica di basso grado contribuisca in maniera sensibile a molte delle patologie che colpiscono oggi l'uomo, come ad esempio cancro e malattie neurodegenerative. Inoltre vi è una correlazione tra i livelli di questa infiammazione cronica di basso grado e la longevità. Infatti, i soggetti più longevi sono anche quelli che hanno un minor grado di infiammazione e al contrario, i soggetti che accumulano molto di questa infiammazione cronica di basso grado soffriranno di tutta una serie di malattie e hanno quindi una speranza di vita minore. Esiste però una buona notizia perché infatti questa infiammazione cronica di basso grado è influenzata dai nostri stili di vita e dai nostri comportamenti. Infatti sappiamo che soggetti obesi, sovrappeso, diabetici, che non seguono una dieta varia o che oppure consumano quantità di alcolici o che fumano, hanno un livello di infiammazione più alto rispetto invece alla popolazione sana, cioè che segue una dieta equilibrata, che fa esercizio fisico e che non consuma alcolici o che non fuma. Quindi in pratica possiamo ridurre i nostri livelli di infiammazione cronica seguendo uno stile di vita corretto.